Siamo anche Irene, ovviamente alla postazione internet in bocca al lupo ai lavoratori Selex. L'intervista di Laviosa, come detto, aprirebbe tutto un altro scenario. Nell'ultimo giro, rapidamente, veramente vi do 30 secondi a testa, rispondendo alla domanda generale di partenza, cioè se in qualche modo, anche partendo dai casi delle vostre aziende che, come dice Bonadio, hanno un filo comune comunque che vi tiene sul mercato, che vi fa andare bene in questo momento, partendo da posizioni diverse, cerchiamo di capire se il paese Italia ce la farà ad uscire da questa crisi così profonda. Che dice la Corte? Io non E posso come? pensare di non farcela. È un imprenditore nella mia posizione che investe in Italia e che vende il valore Italia, come mi è successo pochi giorni fa, con orgoglio, non posso pensare a questa ipotesi, di non farcela. È chiaro che bisogna sollecitare noi stessi, andando a dare delle linee guida anche i nostri politici che governano il paese e anche le realtà territoriali, e facendoci ascoltare. Questo è importante, questa è un'attenzione che dobbiamo noi sollecitare e che loro devono avere nei nostri confronti, perché in modo tale che ci usino. Noi dobbiamo essere usati. Usati per far cosa? Usati per andare a redistribuire quella ricchezza che in certi casi di fortuna o di successo si va a trovare. Io credo che tutti gli imprenditori con un buon senso all'interno condividano con me la grande soddisfazione nel vedere cosa? Nel vedere intorno a sé l'aumentare dei collaboratori. Quindi questo cosa significa? Aumentare la redistribuzione della ricchezza che l'impresa va a guadagnarsi. Quindi chiudo con questo, cioè con quei sogni, no? In questo momento le devo dire che la più grossa soddisfazione è rendermi conto di non qual è il capitale sociale della società, ma di qual è il capitale umano in termini di numero di collaboratori che siamo riusciti a fare. Chiediamo aiuto anche, o possiamo dare dei contributi quindi ai politici a livello nazionale, ma anche locale, nel far cosa? Nell'ottimizzare questo processo di redistribuzione partendo dalla piccola impresa e così replicando anche nella grande impresa. Bulleri?